Mister, ti giro le domande dei colleghi triestini. Innanzitutto un giudizio su questa partita. Beh, è stata un'ottima prestazione contro una squadra secondo me molto forte, una squadra veramente di altissimo livello, perché il Perugia, se tu guardi l'organico, sia quelli che hanno giocato che quelli che erano in panchina, tutti i giocatori che hanno sempre giocato in Serie B, sarà secondo me la squadra che alla fine lotterà sicuramente per le prime due posizioni, Perugia. Per questo do merito ai miei giocatori che hanno fatto una grande prestazione. Primo tempo bene sul piano del gioco, secondo bene sul piano del cuore, un po' meno del gioco, perché forse volevamo portare a casa la partita, forse loro ci avevano un po' anche messo lì, però col cuore siamo riusciti a portarla a casa. Mister, si è trovato finalmente il gol, però soprattutto grande prova di controllo della gara contro una grande squadra, senza autogol, nonostante la pressione, non è che si stesse rischiando chissà che. Sì, è stato un vero peccato aver preso quel gol su una palla inattiva. Sapevamo che dovevamo soffrire in quelle situazioni, perché loro hanno una grande prestanza fisica. Purtroppo non ha fatto loro il gol, ce lo siamo fatti noi. E chiaramente poi hai sofferto, perché quando sei a 7-8 minuti dalla fine diventa tutto più difficile, perché chiaramente loro si animano. E noi avevamo paura di non portare a casa la partita, però ci siamo riusciti, direi, molto bene. Cosa ti è piaciuto di più? Ma lo spirito, l'atteggiamento, la personalità. Senza paura siamo entrati in campo, abbiamo giocato. Dobbiamo continuare su questa strada. Il percorso è lungo, l'abbiamo appena iniziato. Abbiamo fatto, secondo me, due ottime prestazioni con il Padova, e che ci manca qualcosa lì, perché se no lasciamo stare, e con il Perugia. Però adesso abbiamo una partita molto importante e chiaramente dobbiamo recuperare tutte le energie, anche perché purtroppo ci sono molti infortunati, ci sono problemi che in questo momento non riusciamo a recuperare, né Gomez, né Litteri, né Procaccio, né Gatto, appena arrivato oggi perché aveva avuto un problema familiare. Cioè, abbiamo tanti giocatori fuori e dobbiamo cercare di recuperare tutte le energie, sia nervose che fisiche, per essere pronti per una battaglia che sarà sicuramente mercoledì con Sotirò. Mister, quanto è diventato prezioso Bultan per questa squadra, al di là della doppietta che ha deciso la partita? Ma lui deve continuare su questa strada, deve migliorare, perché non deve accontentarsi di quello che ha fatto, perché la strada è lunga. Anche quando la condizione salirà, secondo me potrà fare ancora meglio, dipende solamente da lui. Ultima domanda, mister: come mai il cambio di Anibal Cappella e le condizioni di Davis messa? Cappella ha avuto un problema ai flessori, tra il primo e il secondo tempo abbiamo fatto una visita dal medico, il medico mi ha detto che era rischioso perché poteva stirarsi, e ho fatto il cambio. Per cui si è fermato in tempo, diciamo. Speriamo di sì, speriamo che non si sia fatto male. E invece Davis, perché la dinamica sembrava inizialmente un crampo, ma poi anche un problema muscolare, quello. Sì, no, Davis ha avuto tutta la settimana un problema lì. Speriamo non sia niente di grave, perché davanti siamo proprio ai minimi termini, insomma, come punte. Perciò speriamo che recuperi. Però io confido molto anche in altri, perché Sarno sta crescendo allenamento dopo allenamento. Petrella ha bisogno di lavorare, perché è stato fermo una settimana anche lui per un problema muscolare, perciò ci sono anche altri dietro, ci abbiamo. Insomma, io confido in tutti i miei giocatori, tutti devono essere pronti, tutti devono essere pronti per la causa. Chi gioca, gioca, deve dare il massimo. Grazie, mister. Niente.